Benvenuti in questa nuova puntata di Marcos, puntata speciale. Oggi stiamo registrando alla Canova di San Francesco ad Arezzo. Esatto, Giacomo ci ha concesso gli spazi per registrare il nostro podcast, lo ringraziamo. E se capitate, passate di qua, ve lo consiglio, un cocktail, una birra, quello che Quattro chiacchiere in amicizia, è quello che è. Allora, oggi puntata speciale, estiva. Sì, sì. Che vuol dire? Vuol dire che siccome finalmente possiamo ricominciare a partire, a viaggiare, andare fuori negli altri paesi, non in tutti, ma però piano piano. In alcuni sì. Si è detto, che si fa? Facciamo una guida sulle cose da evitare, le regole da evitare in alcuni stati. Quando andate in ferie. Metti che andate in ferie in questi paesi qua, ci sono delle leggi che dovete conoscere, ragazzi, perché sennò ve ritrovate male. In alcuni casi c'è anche l'arresto. Sì. Anzi, nei casi migliori. Sì, infatti. Cose più strane. Sì, esatto. Sì, quelle leggi strane di cui uno non è a conoscenza e magari dice, sai, vado nelle Filippine, vado in Corea del Nord. Chi è che non va in Corea del Nord? Anche in Italia, in alcuni sì, casi. Sì, è vero. Anche in alcuni comuni, perché sai, le leggi sono a livello comunale. E quindi niente, abbiamo 3 minuti come sì, tempo. Sì, esatto, 3 minuti. Tre. Allora, partiamo da casa nostra, ovviamente, esatto, quindi in Italia. Italia. Eraclea. Se andate a Eraclea, non portatevi il secchiello per fare i castelli di sabbia in spiaggia, perché è vietato. Vietatissimo. Non potete. Altra regola, Eboli. Dove si è fermato Cristo, esatto. Ma anche le regole, anche il senso delle regole si sono fermati a Eboli. Si sono fermi tutti lì, sì. A Eboli è vietato baciarsi in auto. In auto. Pena una multa fino a 500 euro. Capito, cioè, fuori sì, però in auto no. In auto no. In auto. Ti distrai, fai incidente. Esatto. Probabilmente sì, hanno avuto questo problema qua a Eboli. Esatto. La gente si baciava. E per finire, Capri. Oh, a Capri andateci in silenzio, evitate infradito e scarpe rumorose. È vero. Alcuni turisti sono stati addirittura arrestati perché erano in giro con l'infradito troppo rumorose. Troppo rumoroso, che poi come si fa? Cioè, che c'è il vigile con esatto, l'attrezzo che misura i decibel? Probabilmente sì, perché il fonometro in giro, infradito 47 decibel. Sento cos'è? Arrestato. Ho un infradito che sdrucciola in terra, non lo so. A Capri da noia. Succede. Senti, ci spostiamo in Svizzera? Vai, andiamo dagli amici svizzerini, in cui è vietato fare la pipì dopo le 22. In Svizzera, dopo le 22, non potete fare la pipì perché non si può tirare lo sciacquone in bagno. Esatto. Evitare di disturbare il vicino o i vicini. Soprattutto nei condomini. Esatto. Quindi ragazzi, se siete un condominio in Svizzera, dopo le 10... ve la tenete lì, pipì? Cacca, sta lì a macerare, esatto. fino al mattino. Che bellezza, quella mattina vai a tirare lo sciacquone, una bellezza. Oppure la sera siete usciti, avete bevuto troppo, tornate a casa e... Ciao, lì va a finire male. Un virus gastrointestinale? Addio. Virus fino alle 22, dopo le 22 non ci sono più scuse. Esatto. Sì. Per me sarebbe un problema, perché io solitamente faccio la cacca la sera. La sera sono tutti a letto, c'è il silenzio. Testimonio. È perfetto. Quindi in Svizzera niente. Infatti io non vivo in Svizzera, non ci potrei vivere in Svizzera. Meno male, non ho bisogno niente contro gli svizzeri, però gli svizzerini, però insomma. Sì. E allora andiamo più, questa la voglio dire, questa delle Filippine la voglio dire, andiamo più internazionali. Andiamo. Nelle Filippine, nelle isole Filippine, è vietato cantare My Way di Frank Sinatra. E voi direte, come mai? Perché pare che sai, in questi paesi asiatici il karaoke va molto per la maggiore, sì. No? E quindi pare che molta gente si sia addirittura uccisa perché stonavano My Way, cioè ti stoni My Way a sera al bar, canti karaoke, arriva qualcuno e ti spara. Sì. Ci sono stati una serie di omicidi legati appunto. E quindi da lì in poi nelle Filippine My Way di Frank Sinatra non si può cantare. Invece andiamo in Singapore. In Singapore è vietato masticare le chewing gum. Loro avevano il problema delle troppe gomme da masticare a terra. Poi la gente camminava per terra, le schiacciava. Effettivamente c'è la gente che
che in civile insomma butta come masticare a terra, non va bene. È bello, no. Però la soluzione qual è? La soluzione che hanno trovato è stato direttamente vietare la vendita e il consumo delle gomme da masticare. In Singapore niente, frega un cazzo, togliamo tutto. Sì, sì, che da noi a Arezzo chiamavano masticoni, che è solo Arezzo, non è italiano. Però è così questa particolarità di Singapore. Poi sì, c'è anche questa Dubai che è vietato baciarsi in pubblico, ragazzi. Perché se a Eboli è vietato baciarsi in macchina, auto, a Dubai è vietato baciarsi in pubblico. Esatto, che poi tra l'altro Dubai è sempre più meta di turisti, meta anche dei matrimoni, perché comunque è un paese bello, un paese... Cioè... E infatti il governo di Dubai ha dovuto comunque preparare un opuscolo apposta per i turisti sulle regole da rispettare, sulle cose da non fare, perché appunto c'erano sempre più coppie che venivano arrestate. Cioè, poi per la polizia di Dubai io non avrei mai niente a volerci che fa niente, quindi ragazzi mi raccomando, Dubai niente baci in pubblico, mi raccomando. Burundi vai col Burundi. In Burundi si può fare jogging, ma non si può fare jogging in compagnia. Da soli, in compagnia. Perché? Perché secondo il governo questa è una pratica, che è un'attività che veniva utilizzata per organizzare dei complotti contro attività contro il governo, e quindi è vietato. Il governo ha vietato di fare giochi in compagnia, perché magari facendo il rocchito fa questo colpo di palestra, in palestra due tapirulane accanto. Non lo so come funziona, bisognerebbe vedere. Sì, questa è un'eccezione forse, e lì si complotta. Oh, facciamo sto attentato. Col fiatone, Turkmenistan. Un posto, secondo me sul Turkmenistan dovremmo fare una puntata ad hoc, perché è un posto fuori dal mondo, c'è un dittatore. Dov'è il Turkmenistan? Dove cavolo è? Il Turkmenistan è un posto spettacolare da vedere, strano ma spettacolare, dove c'è anche la bocca dell'inferno, la porta dell'inferno, non ricordo come si chiama, perché ci sono molte riserve di gas naturale, quindi c'è questo gas naturale che prende fuoco, insomma, e quindi c'è questa enorme buca infuocata. Sì, che brucia da più di 20 anni, quando stavano scavando per trovare il gas l'hanno trovato, ma... e poi è esploso tutto, e da lì che è 20 anni che brucia. C'è il fuoco. Entrare in questo paese è difficilissimo, perché fanno entrare circa 6.000 turisti all'anno. Quei visti, una volta dentro trovi un posto dove c'è un pieno di statue d'oro, strade lastricate col marmo, nonostante la pesantissima crisi economica che stanno vivendo. Però appunto c'è la dittatura, nelle dittature vale. La differenza tra ricchi e poveri, la forbice è sempre più forte. Beh. In Turkmenistan, infatti, cosa è vietato? Arriviamo al punto. Se andate in Turkmenistan, non potete cantare in playback. Cioè, proprio in playback no, puoi cantare male, puoi cantare e storpiare come ti pare, ma non in playback, perché è considerato un'offesa, giusto? Infatti. E inoltre sono vietati l'opera e il balletto, perché sono considerati inutili. In Turkmenistan l'opera e il balletto, no. Niente. No, niente, no. Sono inutili, su. E poi andiamo agli Stati Uniti? Vai. Sì, gli Stati Uniti, questa cioè, è rinomata la cosa. Sono, questa ci riguarda. Sì, ci riguarda da vicino, perché chi... nell'infanzia chi ma anche ora ma sì infatti nell'infanzia infatti anche ora chi è che non mangia l'ovetto Kinder, ragazzi? L'ovetto Kinder ha fatto parte dell'infanzia di tutti noi, con la sorpresina, specialmente la sorpresina, esatto. Kinder. E negli Stati Uniti è vietato perché i bambini ci si possono soffocare con la sorpresa. Quindi se andate in vacanza negli Stati Uniti e portate i vostri bimbi, non portate gli ovetti Kinder. Multa fino a $2,300. Capito? Cioè, mica... un ovetto Kinder da 40 centesimi. Ma neanche. Andiamo in Cina? Sì, parliamo dei nostri amici cinesi. Sì, i nostri amici cinesi ce l'hanno, sta grossa soddisfazione. Che forse con le vacanze non c'entra tanto, però ho visto un film, sai, sei in vacanza, vabbè, la sera, dopo che hai fatto, la sera in albergo, guardiamoci un bel film. Oh, e che ti guardi? Ritorno al futuro? No. Terminator? Nemmeno. L'esercito delle 12 scimmie. Ma dove? No. Che tra l'altro è un film bellissimo, cioè c'è Brad Pitt che fa la parte del pazzo, è bellissimo.
No, e perché gli è dato? Perché il Partito Comunista ritiene irrispettoso che qualcuno possa viaggiare indietro nel tempo e possa cambiare la storia cinese o insomma del... Questo va contro la tradizione cinese. Contro la tradizione il cinese. Passato non si cambia. Non si, così è e così deve rimanere. E quindi niente Ritorno al Futuro, niente Esercito delle 12 Scimmie, tanto meno Terminator. E quindi, ora c'è la questa, mia preferita. Questa è la preferita, ragazzi, diciamola. Gran Bretagna, quanti di voi sono andati in Gran Bretagna? Io ci sono andato diverse volte, sì. UK. Sei andato in Gran Bretagna, ragazzi, e andato a visitare il Parlamento, la Camera dei Lord, oppure che non vi venga in mente di morirci dentro. No, assolutamente. Vietato. È vietato morire piuttosto, all'interno del Parlamento. Sì, sì, no. Perché? Perché essendo considerato come se te fai parte dei parlamentari hai gli stessi diritti della famiglia reale, di conseguenza se muori all'interno del Parlamento dovresti avere il funerale reale. Funerale di Stato. Con tutti i crismi, con tutti... E che però andrebbe riservato solo alla famiglia reale, no? E infatti, quando qualcuno si sente male sta... magari vedono che sta per morire, sta male. La prima cosa che fanno è portarlo fuori. Non neanche sapere o sta bene. No, fuori. Vai a morire dall'altra parte. Se sente, non sei quindi, uno di noi. Quindi metti che andate in vacanza e vai, andiamo a vedere il Parlamento dell'Ord, perché poi è bello. Fatevi prima un controllo medico, insomma, solite cose. Sei sicuri non. Che non vi svenite dentro Westminster, perché. Poi mi butto fuori e me lascio lì. Come state? Non gli importa niente. E va bene, Kito, ci siamo, dai. Diciamo che l'abbiamo detto, quelle più importanti l'abbiamo detto. Ricordiamo l'appuntamento di domani? Allora, domani, giovedì 30 luglio. Esatto, per chi è Arezzo. Per chi è Arezzo e dintorni. Venite. Ci sarà un evento dove al Vieri Dischi, al negozio del Vieri in Corso Italia numero 89, dalle ore 19:30. Vai. Ancora, spiega. Io mi fermo, continuo. Sì, ci sarà questo evento live. Gli ho rubato la parola così perché volevo dire io. Questo evento live, c'è la musica live, è organizzato insieme al nostro. Il nostro collaboratore, che ormai ci abbiamo costretto, Daniele, la sua insaputa. Bosna Dani. E organizziamo questo evento live di cui i protagonisti ancora è secret. Non si può sapere. Particolarità è, ci sarà l'evento, ma non potrete sapere chi suonerà. Esatto. Chi si esibirà. A sorpresa. Surprise. È bello della diretta. Esatto. Per chi non può essere, chi non è ad Arezzo, può seguirlo su... Ok, infatti, chi non può esserci fisicamente, considerando anche che per via delle restrizioni dovute al Covid-19 ci saranno meno posti se venite, disponibili. Mascherina, ragazzi, mi raccomando. Quindi chi non può esserci o per chi non riuscirà a seguire perché è già tutto pieno, potete seguirlo comunque sulla pagina di Stranger Zine, ci sarà la diretta Facebook. Esatto, sì. E quindi abbiamo detto tutto. Abbiamo fatto tutto. Buone vacanze a questo punto. Ricordatevi di non fare queste cose perché poi noi ci mettiamo del nostro per aiutare. Se poi volete andare a morire in Parlamento o restare in Corea del Nord o baciarvi a Dubai o guardare Terminator in Cina che vi siete portati che sono sul computer che streaming lo potete vedere. Sono fatti vostri. Noi ve l'avevamo detto. E quindi detto questo, buone vacanze. Alla noi prossima. Ci vediamo la settimana prossima. Sì. Mettete like sulla pagina, su YouTube, iscrivetevi, attivate la candelina. Ciao. La campanella. Su YouTube, così la prossima volta che c'è il video verrete avvisati. E noi ci vediamo la settimana prossima. Perfetto. Ciao. Ciao.